sotto la pioggia, ma soprattutto sotto al palco del comizio che conclude il corteo della FIOM c'è l'onorevole Fratoianni. Per quale motivo? Siamo in piazza con la FIOM perché oggi questa manifestazione contro guerra, terrorismo, per la difesa dei diritti di chi lavora, di chi è più debole, più colpito dalla crisi, è una manifestazione straordinariamente importante. Ne condividiamo la piattaforma. Sinistra Italiana pensa che oggi sia necessario innanzitutto rispondere con la mobilitazione alla paura, al terrore, e costruire una mobilitazione che, mentre combatte paura e terrore, guerra, faccia della difesa dei diritti, appunto, di chi lavora, di chi è più debole, il primo antidoto contro chi invece costruisce guerra e disperazione. Per questo siamo qui, ci siamo anche perché siamo convinti che oggi ricostruire la politica, e in particolare la sinistra politica, significhi stare con i piedi ben piantati nella società, nel paese. Dunque da questo punto di vista il lavoro della FIOM, del sindacato, della coalizione sociale per noi è un punto di riferimento fondamentale. E a questo proposito la FIOM in particolare ha da dire parecchie cose al governo Renzi e a quello che ha messo nella legge di stabilità. Sì, una legge di stabilità sbagliata, ancora una volta regressiva, che non fa crescere il paese e soprattutto che non fa crescere la condizione materiale di vita delle persone che vivono in questo paese, che scambia qualche zero virgola per un miglioramento di cui però non c'è traccia nella vita delle persone. Si toglie la tassa sulla prima casa a tutti, si alza il limite del contante, si rilancia il ponte sullo stretto. Invece sarebbe necessario fare il contrario, cioè aumentare i salari, fare nuovi investimenti pubblici, investire in scuola, università, ricerca, cioè il contrario di quello che fa questo governo.